L'idea del libro Podcast Marketing è nata in realtà nel 2018, in tempi davvero non sospetti per quel che riguarda la diffusione del podcast in Italia, ma quando la mia agenzia Pensiero Visibile aveva già iniziato a realizzare podcast sperimentalmente e soprattutto aveva iniziato a definire il progetto Storie Avvolgibili, che è attualmente la nostra casa di produzione di podcast originals e branded. Quindi, avendo iniziato a frequentare il tema, ho capito ben presto che mancava in Italia della letteratura specifica sul podcast, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista strategico e di marketing. E ho proposto quindi a Maurizio Vedovati di Epli di provare a costruire un volume su questo tema. E dopo, insomma, un po' di riflessione mi ha dato il via libera e quindi il progetto, insomma, è iniziato così e ha potuto realizzarsi. Poi in realtà il libro l'ho steso a cavallo tra il 2019 e il 2020, l'ho finito nel periodo del lockdown, quindi insomma è frutto di parecchi mesi di lavoro e tiene conto quindi anche dell'evoluzione velocissima del settore, per cui davvero le cose cambiano alla velocità della luce. Di libri sull'argomento podcast a tutt'oggi ce n'è molto pochi, oltre al mio direi che si contano sulle dita di una mano, ma soprattutto sono tutti dedicati ai podcaster, cioè sono manuali o libri che spiegano a chi vuole avvicinarsi alla realizzazione dei podcast come autore i tips tecnici per registrare il podcast, per diffonderlo sulle piattaforme, insomma tutta la parte più tecnica. Mentre io ho sentito proprio il bisogno di legare il tema a un aspetto più narrativo e più strategico, cioè dando per assodato che la parte tecnica venisse realizzata da uno studio di registrazione professionale, in realtà che cosa distingue il podcast da un altro tipo di audio digitale? Come deve essere progettato narrativamente? Se si tratta di un podcast branded per un'azienda, come può essere inserito all'interno della sua comunicazione? Su questi temi la letteratura è ancora, direi, praticamente inesistente, quindi spero di avere anche aperto una strada in questo senso, non solo per i lettori, insomma per chi lo leggerà, ma anche magari per qualche altro professionista della comunicazione che vorrà approfondire ulteriormente il tema. Il libro Podcast Marketing si rivolge a tutte le persone che intendono utilizzare i podcast per scopi di marketing, quindi le aziende che si cominciano a orientare nel mondo dei branded podcast, ma anche le agenzie di comunicazione o i professionisti della comunicazione che hanno bisogno di capire qualcosa di più e soprattutto di integrare questo strumento in una strategia di comunicazione e marketing più ampia. Non c'è grande differenza, a mio parere, tra progettare un branded podcast e progettare un podcast original. Questo perché nella mia idea, ma è anche l'idea insomma di chi si occupa di podcast professionalmente in Italia, quindi diciamo usciti dalla fase un po' più dilettantesca che ha caratterizzato il periodo fino qua, il podcast vero e proprio è un podcast narrativo, quindi è un podcast che segue lo schema narrativo canonico, l'arco narrativo nella sua struttura, ma soprattutto è progettato secondo le regole dello storytelling. Questo vale per un podcast original e vale ugualmente per un podcast branded, quindi un podcast che deve trasmettere un messaggio, una narrazione aziendale. Anzi, casomai, nel caso del podcast branded, la progettazione deve essere magari più ampia e più attenta, perché deve naturalmente tener conto sia dell'identità dell'azienda sia dei temi che sono rilevanti per i pubblici ai quali l'azienda si rivolge. Però non è diversissimo, ecco, anzi l'approccio è esattamente lo stesso.
Credo che lo strumento podcast sia un qualcosa di un'opportunità davvero grande per le aziende italiane in questo momento. Questo sia perché ha l'entusiasmante appeal di uno strumento nuovo, e questo, il fatto di poter utilizzare uno strumento nuovo nella comunicazione, è una cosa che capita davvero raramente, ma anche perché è uno strumento estremamente adatto ai nostri tempi. È uno strumento che utilizza la narrazione e che è in grado di trasferire dei valori, che funziona se appunto viene progettato con autenticità e sta dentro una strategia di comunicazione molto focalizzata e molto legata alla comunicazione corporate. Credo che in questo momento possa davvero dare alle aziende che ci credono e che hanno voglia di mettersi in gioco, naturalmente, una marcia in più e anche un vantaggio competitivo e un posizionamento del tutto nuovo rispetto ai competitor.